Daniele Racco. Buonasera. Dentro anche che anno meraviglioso, eh? Che anno e mezzo, Madonna, quanto sei goduto, vero? Io ragazzi, io un anno e mezzo fa, io dico la verità, io ci ho creduto agli arcobaleni, agli andrà tutto bene, io ci ho creduto, io ero uno di quelli che la sera alle 6 cantava l'inno, sì, Fratelli d'Italia, il nostro inno, fratelli, che già il nome un po' ti fa scendere il patriottismo, diciamo, però Fratelli d'Italia, pronti alla morte, tanto ci siamo chiusi in casa, però pronti, non sembra necessario, cioè, pronti. Io ci ho creduto con mio figlio 12 anni che mi seguiva sul balcone, ragazzi, per svegli più veloci, ma dicevo, ma che cazzo fai? Cantolino, vuoi un patriottismo? Anche noi come i francesi, ma se non oggi quando? Cazzo dai, l'ho fatto, l'ho faccio creduto. Io ci ho creduto davvero che alla fine di tutto saremmo scesi in strada per abbracciarci finalmente e tenerci per mano e cantare insieme il Kumbaya. Io ci ho creduto, cara, io ci ho creduto che saremmo migliorati, saremmo diventati più belli, più buoni, più acculturati, perché nel frattempo avremmo letto tantissimo, avremmo recuperato delle nostre lacune, visto film che non avevamo mai visto, cose belle, con bella bellezza. Allora ci ho creduto, fino a che a un certo momento del lockdown, chiuso in casa, non cazzo a fare, guardate la TV, telegiornale, beh, telegiornale mi piaceva. Il giornale, cazzo, ogni sera c'è questi menagrami e sono oggi 50.000 contagi, che c'è una serie, come dire, movimenti tutti, quindi come, no, mi girava il cazzo. Allora, una sera telegiornale diretta, incredibile, perché stavamo aspettando un aereo, non so se vi ricordate, che sarebbe atterrato, no? Questo aereo, che dentro una ragazza che si chiama Aisha, ma che prima si chiamava Silvia, e noi stavamo aspettando tutti Silvia, mi ha pagato noi per Silvia, è giusto perché era là a aiutare noi, è giusto, non lasciamo indietro nessuno, è giusto. È arrivato con emozione, gli occhi luci, non vedevamo loro, si è aperto e scende. È un kiwi, perché sull'aereo c'è l'aria condizionata, è un kiwi, c'è un velo, si è convertito, stronza, devo lasciarla là, vaffanculo! Eravamo le stesse merde di prima, è bastata una tizia sull'aereo, eravamo le stesse merde, quella sera l'inno non l'ha cantato nessuno, balconi chiusi, incazzati come le pantere, ho detto, dai che siamo di nuovo noi, meno male, non si tiene per mano, mi sarei rotto il cazzo, però io ho avuto pensieri laterali, noi siamo comici, noi abbiamo pensieri laterali sulle cose, io ho detto, ma pensa se la madre per festeggiare le ha fatto le costine. Il mio pensiero è stato quello. Comunque, dopo è stato un anno pazzesco, perché è stato tutto diverso. Il Natale, ricordate, l'ultimo Natale è stato clamoroso, per me il Natale più bello della mia vita. Cioè io quest'anno Natale l'ho fatto col mio secondo genito e la mia compagna. E basta, niente di quelle cose tipo ma cosa facciamo da antipasto, ma la zia no, questo non lo mangia, mia nipote ciliaca, vaffanculo, noi tre abbiamo fatto un Natale in mutande con la pizza surgelata, un uomo felice, noi tra 20 anni parleremo del Covid come alcuni noi parlano di Mussolini, ha fatto anche cose buone. Per me una è questa, mi ha regalato il più bel Natale della mia vita. Natale straordinario, bellissimo Natale, devo dire, però quest'anno come non mai, sapete che è il momento della bontà, no? Quei 15 giorni del cazzo lì sono il momento della bontà, fai gli auguri a tutti, alle mie famiglie, siamo contenti, siamo tutti più
buoni, c'è la pubblicità della Coca-Cola con Babbo Natale, un momento proprio di bellezza, di bontà. Quest'anno siamo andati oltre, oltre. Cioè questa gara di bontà hanno voluto partecipare le forze dell'ordine, che dovevano ricrearsi un'immagine dopo il avvenimento. Hanno iniziato la polizia, si dice la polizia che la vigilia di Natale sono andati a passarla con una vecchia che era da sola, siccome era da sola la vigilia di Natale ha chiamato la polizia e loro sono arrivati col Pandoro, non neanche smanganellata per dire, cioè sono arrivati, cioè in pace, capito, neanche in tenuta antisommosa con quegli scurioni, invece sono arrivati, questa trova ha fatto la foto che ha fatto il giro di tutta la nazione, guardate che bravi gli sbi, la polizia, i carabinieri hanno detto tocca trovare un vecchio, possiamo farci, non possiamo, che cazzo sto sbirro di me, allora i carabinieri possono dirlo che fra di loro e quelli gay che si chiamano prodigo, allora hanno trovato un vecchio che i carabinieri, anche loro hanno fatto la foto col vecchio, ci ha provato anche la finanza, sta malissimo, però hanno citofonato un dirigente di autostrada in pensione, la finanza, un infarto, la regia del taglio, malissimo. Allora, io sto pensando, no? Io ho 49 anni, di qua a 30 anni, no? 35, no? Però non so se mi capiterà di essere solo a Natale, probabile, però se c'è. Penso che, cioè, chiamare per l'ultimo, no? Quindi dicevo, chi chiamo? Gli spiriti o due troie? Chi chiamo? Cioè, per dire, no? Se io chiamassi i carabinieri sarebbe per farmi mettere un timer, cioè li userei come Alexa, hai capito? 89 anni, ma che cazzo me ne frega? Mi chiamate fra 10 minuti che scolo la pasta, così. L'unico utilizzo che vedo delle forze. Allora, con un senso, diciamo. No, è stato un anno veramente incredibile. Allora, festa di Sanremo, è stato un altro momento pazzesco, confine dalla realtà. Si fa. No, bisogna fare. Sanremo, si fa. Perfetto. Senza pubblico, vabbè, non è che quando c'è sia particolarmente vivo, cioè il pubblico del festival di Sanremo, cioè quello in sala. Diciamo che pubblico ha avuto un netto miglioramento nell'anno del Covid. Allora, quindi, che poi tra l'altro il pubblico di Sanremo, quello della sala del teatro Aristotele, proprio è giusto che non ci fosse, che erano morti nel frattempo. Ma comunque, cioè, era coerente con la cosa. Quindi fanno le feste di Sanremo e io, incontro tendenza con me stesso, dico quest'anno lo devo guardare. Quest'anno lo devo guardare perché? Perché è il mio comparto lavorativo, il mondo dello spettacolo, che finalmente si può muovere, può lavorare, e non parlo solo di quelli che salgono sul palco, ma tutte le maestranze dietro, e quindi io devo essere solidale con i miei compagni e guardare il Festival di Sanremo. Non ce l'ho fatta. Già dalla pubblicità bisogna ricogliere, non ce l'ho fatta. Ma mai come quest'anno io avevo gente che mi domandava se avessi visto Sanremo. Cioè, ma non alla fine di tutto, il lunedì, dopo la finale, cioè, non l'ho visto Sanremo. No, poi giorno per giorno, io uscivo di casa, cioè, l'ha visto Sanremo ieri sera? No, sì, no, non l'ho visto, perché era la prima puntata di martedì, lo so, sì, era la prima puntata, ma io il martedì insegno, tengo un corso di teatro comico, è l'unico collegamento che ho con la mia vita, quindi vado a farlo, con le mie... finito tardi, e lo so, sì, ma a me guarda il programma iniziato, mi genere coglioni che non l'ho guardato. Il mercoledì, ce l'ha visto ieri sera? No, sì, il mercoledì, cioè il mercoledì per me non c'è. Allora, il mercoledì su Top Crime c'è Law and Order Special Victims Unit. C'è sempre questa reazione. Noi eravamo specialisti, io non perdo la puntata, mi piace tantissimo, non quando perché Mariska Hargitay è una fica impressionante, ma proprio perché, no, la trovo, che la migliora col tempo, cioè, era gnagna alla prima, ma adesso è veramente proprio troppa mia. Allora, ma tutta la vita, ma qua mi piace... No, Bruno. Lascia perdere, se non sai chi è, non ne spieghi, vai via. Allora, dai. Allora, è un patatone, lei, la bionda è carina, ma è bionda, non l'avevo detto.
Poi una viola che fa le tecniche. Sì. La sesta intuisce cosa. Lì capisci che è fiction. Fatemele fare due cose scorrette, che non si può più dire. Allora. No, il personaggio che invece lavoro perché è una giocatrice d'azzardo come me, quindi insomma voglio dire un giocatore d'azzardo. Quindi, Funesio, chiamalo come cazzo vuoi. Comunque, ci ho dato! Ho investito parte dei miei guadagni. Infatti non pago le tasse, quindi dico cazzo meglio soldati che paga. Allora, comunque, dicevo. Lo guardo Law & Order SVU per brevità, perché mi piace l'uso disinvolto che fanno della parola sperma. Osserò tranquillamente, proprio la più detta, i calcoli di tutta la serie, 500 puntate. Veramente. Io oggi ho scritto un post con la foto loro che festeggiavano le 500 puntate, ho detto grazie per questi momenti di svago che ci avete dato, per tutto il sangue, il sudore e lo sperma che ci avete dato. 500. No, perché c'è sempre questa parola, e tra l'altro mi stupisce il modus operandi degli assassini di Law & Order SVU. Cioè che tutta gente, di solito uno ammazza uno, cerca di non lasciare tracce, non sono... lo trovano, arrivano quelli che fanno i loro, c'è lo sperma sul soffitto. Ma che cazzo ha fatto questa prima di dargli sta trambata? No. Vabbè, mi piace molto, quindi non l'ho guardato perché dico, l'hai visto giovedì? No, sì, giovedì non l'ho visto, perché giovedì avevo un appuntamento precedente. Ok, mi sono dato un appuntamento da solo, dentro il pacco, io mi conosco, se mi tiro il pacco ci rimango male, mi tengo i bucchi. Ma venerdì l'ho visto, perché appunto il venerdì ho la riunione dei giocatori anonimi, e tanto per noi Sanremo c'ha tutto un altro significato. Ma il sabato mattina? No, sì, il sabato alla fine non l'ho vista, perché mi ero perso tutte le altre puntate e non ci avrei capito un cazzo, e quindi non l'ho visto. Però è stato tutto, veramente tutto diverso, un anno e mezzo in cui abbiamo pensato a cose strane, è successo veramente di tutto, no? Ed è stato un anno in cui abbiamo dovuto per forza familiarizzare di più con l'idea di morte, per forza. Ma che ce l'avevamo vicino, alleggiava, ce l'avevamo dentro i palazzi, da tutte le parti, c'era gente che moriva intorno a noi, amici, parenti. E allora abbiamo iniziato a familiarizzare. Allora, io non ho intenzione di venire a mancare nell'immediato, però ho pensato che mi piacerebbe che foste pronti. Voi, io so già poco che cazzo me ne frega, però all'avvenimento, no? Qualora capitasse, perché metti caso, io stasera torno a Genova in macchina, c'è un incidente, muoio, voi siete il mio ultimo pubblico. Cioè, domani qua c'è il furgoncino di Studio Aperto. Io ho quella notorietà per cui Studio Aperto non mi ha mai cagato, ma se vuole. Non fare, sì. E quindi mi domando, no? Come era Racco? Allora, ragazzi, io ho sposato la verità. Perché ho smesso di giocare d'azzardo, io ho sposato la verità. Le ho detto talmente tante balle che adesso ho bisogno assolutamente di verità. Quindi mi raccomando, se vi chiedo, com'era l'acqua? Grasso, la verità. Cioè, pelato, dite che cazzo volete, antipatico, diciamo parolaccio. No, non è vero, perché saluto quando cazzo voglio io e chi voglio io. È una stronzata, quindi salutava se, ma che cazzo vuol dire salutava se? Io ci sono dei giorni che non saluto.